Amici di Vegetaliano, bentornati. Sono molto contento delle vostre visualizzazioni, sempre di più, e delle nuove iscrizioni, anche quelle in aumento, perché, come ben sapete, non sono uno chef, ma sono semplicemente una persona che cerca di diffondere il messaggio che una cucina vegetale sia altrettanto gustosa e semplice da realizzare anche in casa, senza ingredienti straordinari, semplicemente usando cose normali e la pratica di uno come me che non è uno chef, si possono ottenere dei piatti molto invitanti, gustosi e salutari. Questa sera faremo le cotolette di panate. E le cotolette panate che poi io metterò insieme agli spinaci cotti a vapore con olio e limone, che a me piacciono molto da quando ero piccola, e poi il pane arabo, ma questa è una cosa mia che già conoscete, il pane arabo lo uso quasi sempre, ma la cosa di questa sera sono le cotolette. Andiamo a vedere gli ingredienti. Abbiamo i fiocchi di soia, ovviamente italiana biologica, non trattata OGM perché l'Italia non lo permette. Reidratata dove? Nel brodo vegetale, non di pollo, sennò che siamo a fare. E poi questo è un paio di cucchiai di questo brodo che andrà messa, poi vi spiego. Questa è farina di ceci, sono 35 grammi. E questi sono 35 grammi di amido di mais. Prima dicevo che noi non cuciniamo necessariamente con ingredienti strani, ma questo serve per amalgamare. L'amido di mais si trova ovunque, quello che usano, per capirci, per tagliare la cocaina. Ora io passiamo alla realizzazione di questa semplicissima ma efficace ricetta che farà impazzire tutti i bambini del mondo. Quindi abbiamo detto i fiocchi reidratati di soia qui nel contenitore minifimer. Ci aggiungo l'acqua faba di cottura e un goccetto d'olio extravergine d'oliva. Mi raccomando, sempre le cose di qualità. Dopo averlo frullato con il minipimer, due cucchiai di acqua fabba e due cucchiai di olio, ho aggiunto la maizena, l'amido di mais e la farina di ceci, e adesso lo andiamo a impastare. Però prima di impastarlo vorrei aggiungere delle spezie. Io in particolare ci aggiungo la salvia, il basilico secco e la paprika. Voi, e il timo, e voi potete fare come meglio credete. Una volta che trovate la vostra mistura per le cotolette perfetta, ve la scrivete, rimane quella. Poi le misure le trovate nella descrizione, ma se voi le volete variare, potete farlo benissimo, perché queste si possono surgelare e quindi tirare fuori quando non abbiamo tempo o voglia di cucinare. Notate la classe, cucchiaio grande e il figlio piccolo. Allora, adesso abbiamo qua basilico, poi abbiamo questo, io lo metto perché, ripeto, piace a me, però voi, questo è peperoncino definito molto piccante, origine Pakistan. Poi abbiamo timo, abbiamo detto, abbiamo il basilico secco e poi abbiamo la salvia. Gli antichi romani dicevano: perché l'uomo dovrebbe star male se ha la salvia nel suo orto? E adesso andiamo a mischiare questa cosa
e a farla diventare un impasto che poi modelleremo a mo' di cotoletta. E poi una cosa che non vi ho detto, l'andiamo a impanare con il pangrattato. Durante l'impasto aggiungiamo del sale fino a quando assaggiandolo non ci soddisfa, e praticamente potete mettere o il sale o, come faccio io, lo shoyu, o meglio anche il tamari, che però io ho finito, e quindi continuare a impastare. Ma mica ci vogliono le ore, si parla di 5 minuti, giusto per amalgamare il tutto e fare in modo che si diffondano le spezie, il sale o lo shoyu dappertutto. Ero di là con Elton John al telefono, che mi ha chiesto dei fagioli zolfino, se sono nate le mie piantine, e ora vi faccio vedere. Questi sono i fagioli zolfino, si chiamano così perché sono gialli e sono solo in Toscana. Per questa ragione se li fanno pagare 18 euro al chilo, è per questo che li mangiamo solo io ed Elton John. Allora, io me ne sono tenuti un pochino da parte, quelli secchi, e li ho provati a piantare in questi giorni, a seminare. Quindi, se nasceranno, faremo una ricetta con i fagioli zolfino. Intanto il maggiordomo ha pulito tutta la cucina e ha creato queste polpettine. Prima aveva creato delle cotolette un po' più grandi, ma si rompono, quindi dobbiamo ancora definire bene la qualità e la consistenza dell'impasto. Però diciamo che così assaggiato crudo è molto buono. E adesso andiamo a vedere la cottura in padella. Accendo il fuoco, che gli dà quella spinta di briosità in più. E mentre aspetto che si scalda, ho organizzato questa piccola cotoletta con il pangrattato messo bene dappertutto. Bisogna fare attenzione perché sono molto delicate. Se non vedete questa ricetta è perché non ha funzionato, però chiaramente bisogna aggiustare il tiro, come dicevo prima, con gli ingredienti in modo da trovare la giusta consistenza. Ora, con l'apposito oggetto che ho solo io e ecco fatto, il Lyle Mace, che è un pianista che ha suonato con tutti, anche con me, e procedo con questa attività. Il brodo, vi volevo dire, il brodo, questo, il brodo, non lo buttate, il brodo vegetale, perché ci si possono fare dei simpatici cuscini. Ecco, io procedo con delicatezza, come abbiamo detto. E poi il resto lo surgeliamo perché tra poco è estate e non è che possiamo andare a fare figure barbine al mare. Magari gli onnivori staranno festeggiando in questo momento perché diranno: ecco l'uovo a che serve. Però insomma, si cercano, siamo pionieri, no? Siamo pionieri e cerchiamo di fare delle cose senza utilizzo degli
animali o sul loro sfruttamento. Ed è per questo che esiste l'amido di mais, per tagliare la cocaina e per agglomerare le cose. Ed eccoci arrivati alla fine di questa buonissima ricetta. Ecco qui le nostre, ecco, l'impiattamento del maggiordomo è andato a farsi benedire. Per questa cosa mangerà in cucina stasera. Allora abbiamo degli spinaci al vapore, le due nostre cotolette e io ci metto anche un po' di limone sopra. Se vi è piaciuta la ricetta, non credo, like, ricordatevi di sottoscrivere il canale, perché con la campanella, se suonate la campanella, troverete le notifiche per le nuove ricette. Ciao!